First of all, I'd like to congratulate Coach Rakic and Reggio Emilia for well deserved win. We have, to answer your question, we need to play with a high number of possessions the game. And sometimes, you know, we take rush shots that are not probably the best option. But, Innanzitutto voglio fare le congratulazioni alla società di Reggio Emilia e a Coach Frates per questa vittoria. Per quel che riguarda la fase offensiva, noi abbiamo un gioco in cui abbiamo bisogno di avere un numero alto di possessi e non sempre purtroppo questi possessi possono realizzarsi in buoni tiri. In the first half we have played to their pace and we didn't play up and down, and I think, you know, we paid the price for lack of intensity in the first half. E nel primo quarto ci siamo adeguati alla loro intensità, non abbiamo di certo sfruttato al meglio quello che invece ci eravamo proposti di fare, di correre e di mettere in difficoltà sul piano fisico. E di certo in difesa non abbiamo chiuso niente, abbiamo avuto una difesa veramente poco efficace. We are unorthodox team that plays with in starting five we play with two point guards, two threes and one four, and to be able to play with that type of team we need to play up and down game. Noi abbiamo una squadra, come ben sapete, di un certo tipo, non abbiamo un lungo di riferimento, abbiamo dei quattro prestati a giocare cinque, abbiamo due guardie nella costruzione del nostro gioco e per questo tipo di squadra dobbiamo di certo correre molto di più degli altri su e giù per il campo. In the first half we played slow basketball and the quality of Reggio Emilia players came to hit us really. E di certo, come avete visto, nei primi due quarti abbiamo giocato un basket veramente lento, al loro ritmo, e di certo la qualità dei giocatori del Reggio Emilia ha risaltato ancora di più questa cosa. But in saying that, you know, we in the second half we made a good comeback, but unfortunately we didn't make right, you know, right kind of too many bad decisions we made in the second half. Nel terzo e quarto quarto, nel secondo tempo della partita, abbiamo di certo giocato molto meglio, abbiamo lavorato bene, ma abbiamo alzato i ritmi, ma come avete visto abbiamo fatto anche dei tiri un po' affrettati, dei tiri che non c'entravano tanto. Robinson è un tough player and he certainly had a great game and we had difficulties stopping him on a penetration. E di certo Robinson è un grande giocatore, è stato difficile fermarlo nelle sue penetrazioni, stasera è stato così. He slowed him down in the third quarter with doubling him on pick and roll situations, but in the last quarter he certainly, you know, once we were starting gambling and we were behind, then he opened up for him for more penetration. E nella seconda parte della gara abbiamo cercato di cambiare questa nostra difesa, abbiamo cercato di raddoppiare sul pick and roll, ha avuto certi effetti, come avete visto, però nel quarto quarto poi abbiamo scommesso anche perché dovevamo rincorrere la partita, rincorrere Reggio Emilia e Robby è stato bravo anche a passare la palla fuori dai raddoppi e a cercare di e a trovare buoni tiri anche dai propri compagni. Cosa è capitato? I don't think we lacked energy in the end. We certainly looked, you know, a little bit tired, but I think the other team looked tired as well. It was just, you know, that kind of a game. It was up tempo game. We did come back, but it's unrealistic to expect, you know, to be 15 points down and continue with you know, once you get to the tie game, instead of slowing down a little bit and making the right decisions, you know, we continue to offensively to take quick shots, and that, yeah, I think we pay the price for that.
devo tradurre per gli altri. Allora, riguardo alla domanda del collega, dice che mi sembravate molto stanchi nell'ultimo minuto, avete raggiunto la squadra per ben due volte e poi nel punteggio pari l'ultimo minuto avete fatto scelte sbagliate. Sì, in effetti, risponde il coach Vucevic, sì, in effetti è stato così, però non eravamo stanchi e mi sembravano stanchi quanto noi anche Reggio Emilia. Il fatto è che abbiamo dovuto, come hai detto te, recuperare per ben due volte un gap molto importante, 15 punti addirittura sotto a metà del terzo quarto, e questo ci è costato molto. Una volta arrivati punto a punto dovevamo di certo rallentare, fare scelte migliori, un po' più controllate, così non è stato e abbiamo pagato duramente queste scelte. Vorrei chiedere al coach anche... Era una partita che forse si poteva sperare di vincere su punteggi bassi e invece ancora una volta è venuta fuori una partita a punteggio alto. Chiedo a coach Vucinic se questa squadra ha nel suo DNA l'incapacità di tenere le partite su situazioni di punteggio basso ed è più forte di lei andare poi a giocarsela su punteggi alti, quindi con partite non difensive. Are you comfortable playing a game with a high score or a lower score? I mean, probably a lot of people thought that Forlì could play and win the games when against Reggio Emilia, keeping the score low instead of high. And this, what you? Yeah, I would disagree. I think we tried to play a slow paced game in the first half, and I think we paid the price for it. Need to get the high number of possession in the game to keep the tempo up. And in the first half, you know, they shot 80% from the twos. And I think we in the second half we made it much more difficult for them. But unfortunately, we didn't make the right plays in the last game. No, non sono d'accordo con te, nel senso che la dimostrazione nella prima parte della partita abbiamo giocato ai loro ritmi, in effetti, perché ci hanno costretto e anche noi ci siamo adeguati e avete visto cos'è accaduto. Mentre per quel che riguarda, come ho detto prima, il DNA della nostra squadra è proprio quello di avere alti e di cercare di raggiungere alti percentuali di possessi e per avere percentuali migliori quando tiriamo. E loro hanno tirato con l'80%, due punti, e come fai se non difendi? Puoi anche tirare bene in attacco, ma non puoi giocare e pensare di vincere la partita con l'80% al tiro da due punti. Volevo chiedere, Boletti c'è un problema fisico oppure è stato preferito Campani? Un altro prima sarebbe duro, ci aspettavamo di un po' che Robinson fosse a Carlo Jones. He wants to know about Poletti instead of Campani. Poletti did get a blow in the first half. Ha preso una botta nel primo part della partita, nel secondo quarto. Saying that Luke Cannon played very well in the first half, and I think in the second half as well. It was, the decision to keep Luca in that second half when we were making comeback. No, è stata poi una decisione comunque tecnica, quella di lasciare Luca, aveva giocato bene i primi due quarti e credo che insomma abbia dimostrato poi anche durante la partita di meritarsi di rimanere in campo. On the end we played the five outside players because we were in a desperate situation and tried to E poi come avete visto nell'ultimo quarto abbiamo giocato con quattro esterni praticamente per cercare di ritornare in partita. Vuoi sapere del what? Because he knows that Reggio Emilia he could expect that we put Bobby Jones or Robinson. One-on-one wasn't a problem, it was a pick-and-roll situation were a problem, so even if Bobby was defending him one-on-one in a pick-and-roll situation, he was attacking, and he's very good at attacking the big man and making the contact and finishing, and we don't really have, we're not a shot blocking team, and it's not easy actually to cover that. But saying that, I think in the first half we gave him too much room with our soft lines.
Ma il discorso è questo, sì, avevamo pensato, ma il problema è stato non tanto l'uno contro uno, ma quanto nel pick and roll. Nel pick and roll lui ha sempre attaccato i nostri lunghi, non abbiamo una squadra di grandi saltatori che possono intimidire le penetrazioni avversarie. E così, tra l'altro, abbiamo lasciato a lui spazio, molto spazio, nei primi due quarti, e così ha preso confidenza e ha continuato a fare quello che avete visto. Non lo sento, Enrico. Siamo tutti in campo, secondo te, troppo sicuri di noi stessi, troppo sicuri. Do you think that we went on the floor to be too much sure of the result? Confident. I don't think we were overconfident, but I think we tried to handle the pressure of the game by looking calm, and I think, you know, we really didn't come out enough intensity. We have to come out angry every minute of the floor to actually beat things like Virginia. No, non credo che siamo entrati in campo, come dici tu, non stimando la situazione, essendo troppo sicuri già del risultato, assolutamente, anzi era un modo per mascherare forse una tensione che avvertivamo già da tanto, siamo in una situazione molto critica. Quindi, e poi abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Quindi. And a big problem for us was Sean after practice the whole week, and he looked a little bit slower, step slower in this game, because it's not easy to go into this game without any practices in a week, and he hardly really practiced any contact this week. So that's always difficult. He certainly didn't play the game he's capable of. Come ben sapete, Af ha avuto problemi per tutta la settimana, non si è praticamente mai allenato, e arrivare a giocare partite così importanti con questa intensità senza allenarsi è molto difficile. Per noi è molto importante questo tipo di giocatore e il ruolo che ricopre, ed è difficile poter giocare senza di lui. Una domanda, dopo la pandemia, si è tornata alla fine, la situazione di classifica e anche all'Italia, anche alla luce dei risultati di oggi, visto che squadre come Iesi, Pistoia l'altro giorno hanno vinto, quindi saranno sicuramente, sono ancora in lotta per il playoff, saranno squadre che dovranno vincere contro di noi, cioè non possiamo aspettarci nessun, tra virgolette, regalo. Un parere sulla situazione generale. What do you think about the last of the season? You left six games. So. I told the players after the loss in the change room, that I will not allow anybody to drop down and not fight until the end. We've got six games. We intend to play every game to win. Unfortunately, in our destiny is not to finish last. Okay, we can still, finish second last if it's in our hands. Other things are out of our hands. We rely on teams to lose a lot of games, and it is a difficult situation. But I will, try to do everything I can with these players and this club. To be proud every time we step on the court and play hard. Sì, sarà nello spogliatoio, appena finita la partita, ho detto a tutti quanti che non ci possiamo permettere di mollare, non voglio che nessuno molli, assolutamente, non è questo il momento, bisogna stare tutti uniti. Abbiamo sei gare ancora da giocare e di certo, sfortunatamente, non dipendiamo solo da noi stessi, dipendiamo anche da altre squadre. Di certo, se ci fosse qualche squadra che perdesse abbastanza partite, sarebbe più facile per noi. Il nostro obiettivo comunque è anche quello di arrivare anche penultimi, ma dobbiamo di certo essere orgogliosi di far parte di questa squadra e rimanere arrabbiati e continuare a giocare e allenarci forte.